quanto tempo ci vorrà per pulire. Noi stiamo cercando di fare una battaglia con tutta la nostra forza e intelligenza. Ci hanno portato via il nostro lavoro, ma non ci porteranno mai via la nostra dignità. Brava! Siamo in un territorio dove è nata la resistenza e quella che continueremo a fare sarà resistere fino a quando riprenderemo il nostro lavoro. Vi ringrazio io voi per quello che state facendo, perché in realtà voi non state difendendo solo il vostro lavoro. Attraverso questa battaglia voi state difendendo il diritto al lavoro di tutti, perché questo è il tema che abbiamo di fronte. E questo credo che sia un segnale importante, soprattutto la vostra unità, credo che sia l'altro elemento importante, e siccome per le notizie che ci sono, per gli incontri che avete fatto, sembra che si aprano delle strade, delle possibilità, è importante in questo momento mantenere alta proprio questa pressione, questa unità, perché è il momento di dare il segno che siamo pronti insieme a voi a fare tutto affinché appunto si possa ricominciare a lavorare. Quello che voi state chiedendo non è assistenza, quello che voi state chiedendo è la possibilità di usare la vostra intelligenza sia per far funzionare la fabbrica, sia per dare un contributo anche al territorio. Io vi ringrazio davvero e, come vi ho detto, io sono qui perché è quello che devo fare, non è che sono qui e dovete ringraziarmi, ma io vi ringrazio voi perché siete iscritti, perché sostenete il sindacato, perché il sindacato esiste solo se le persone che lavorano decidono sostanzialmente di organizzarsi e di fare quella cosa lì, quindi non ringraziate i sindacalisti, anzi spronateli a fare anche di più di quello che fanno rispetto a quello di cui oggi c'è bisogno.